Ciao, sono Robin Good per Master New Media Italia. Mi scrivi chiedendomi se è meglio aprire un blog o un sito usando il proprio nome, un nome d'arte anche, oppure usando un approccio differente. Io penso che se il tuo interesse sia quello di aprire un blog per raccontare la tua storia personale, perché il sito, il blog che apri è per te una valvola di sfogo per poter esprimere creativamente quello che succede nella tua vita, questo blog debba avere il tuo nome perché racconta la tua storia. Quindi il blog come diario personale di bordo, intimo, spesso riservato alla tua cerchia estesa di amici, parenti e conoscenti, sicuramente ha senso che abbia e porti il tuo nome. Gino la pillola, quello che sia, Mario Lacciuna, qualunque sia il nome va bene. Se però invece il tuo obiettivo è quello di creare una destinazione commerciale, un punto di informazione, di notizie su un argomento, su una nicchia precisa, il tuo nome e cognome, specialmente all'inizio, non hanno nessun valore, specialmente se tu non sei già il campione o l'esperto di qualcosa, è assolutamente inutile dare rilevanza a questo nome o crearsi un nome d'arte perché non è un riferimento per nessuno. Lo potrà essere più avanti, ma non lo è all'inizio. Quindi il brand, se vogliamo usare un termine tipico della pubblicità e del marketing, dovrebbe essere costruito intorno all'interesse, al fuoco. Skateboard da corsa per ragazzi siciliani. Questo è il mio brand, questo è il fuoco al quale io mi indirizzo, faccio riferimento. E quindi il nome dovrebbe, del sito dovrebbe elencare chiaramente quali sono le caratteristiche, il fuoco appassionato sul quale tu dai informazioni, notizie, vendi prodotti, infoprodotti, fai seminari, eccetera. Questa è la cosa più importante. Il nome d'arte può essere utile solo se vuoi costruire tutta una strategia intorno a questo nome. Se già da un lato sei qualcuno in qualche settore, allora il dire che c'è tale personaggio online di per sé ha un suo valore. Se no, devi costruirci una ragion d'essere per questo personaggio, perché Mr. Pink che apre il suo blog, a meno che parli di bambole Barbie. Non ha senso, può parlare di un nuovo tipo di gelato alla fragola, ma se no che senso ha chiamarlo Mr. Pink? Quindi se il nome è funzionale a poter raccontare la storia o a parlare del prodotto, delle notizie, delle informazioni di cui parlerai, così come Robin Good vuole aiutare i piccoli rispetto ai grandi, prendendo informazioni difficili e traducendole in maniera spicciola per quelli che vogliono comunicare in maniera più efficace, che viene dalla foresta di Sherwood, scritto con la A invece che con la E, come quello di Robin Hood, perché è la foresta dove si condivide, beh, c'è tutta una storia quindi legata a questo nome che dà un significato, un interesse, una facilità anche a fare riferimento a questo personaggio se non si rivolge solo a un pubblico italiano. Ma se non ci sono questi motivi, queste ragioni, meglio dare fuoco su quello che è il tuo tema di interesse. Robin Hood per Master New Media Italia, ci sentiamo alla tua prossima domanda. Ciao!